Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, che giorno è? 13 marzo, martedì. Vi ricordo sempre sito nicolaporro.it, se vi piace questa rassegna condividetela, questa sera alle 19 ricordatevi sempre 105 Matrix, basta adesso con tutte le premesse, andiamo subito al dunque su quello che c'è scritto oggi sui giornali. Allora, nel trick and track del governo che è successo oggi, la parola chiave su tutti i giornali si chiama apporto istituzionale. Per noi che parliamo chiari cerchiamo di capire che cavolo vuol dire. Abbiamo scoperto che il PD non ci vuole stare, ha cambiato il segretario, ieri Martina è diventato reggente, tutti i giornali raccontano il fatto che il nuovo segretario del PD si chiama Maurizio Martina, ministro dell'agricoltura, fino a prova contraria. Ma che cosa succede? Il PD ha perso, ma è il partito determinante per capire se Lega o Movimento 5 Stelle riusciranno a fare un governo. Senza i 600 parlamentari non c'è governo, l'abbiamo capito in questa settimana di trick e track elettorale. Allora, ieri che cosa hanno deciso alla direzione? Intanto fuori Renzi che dice non mollo e dice Renzi che gli altri non abbiano nessun alibi, adesso governino loro. Adesso con tutto il bene che voglio a Renzi si fa per dire, ma il problema dell'alibi non c'è. Se c'è una legge elettorale, poi lo vedremo con Travaglio oggi sul fatto, che non permette a nessuno di avere la maggioranza, l'alibi è grosso come una casa, è enorme, è così. Non hanno il numero di parlamentari sia il Movimento 5 Stelle sia il centrodestra per poter governare da soli. Quindi l'alibi c'è e si chiama legge elettorale. Cosa dice oggi un retroscena della stampa, forse più interessante, che l'apporto istituzionale, cioè quello di cui alcuni giornali parlano oggi, è il governo di tutti, cioè Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Babbo Natale, Topolino. Se li mettiamo tutti dentro il governo si può fare e in questa maniera il punto fondamentale, il retroscena non lo dice della stampa, ma è evidente a tutti voi, perché devono starci tutti dentro? Perché se tutti stanno dentro nessuno può godere i benefici dell'opposizione e dire le cose vanno male perché questi governano male. Oggi il giornale titola, perché ha annusato evidentemente che è altro tema di giornata, la Lega vuol fare da sole, oggi il giornale titola attenzione perché se stiamo fermi, se non si fa un governo, se non si fa presto un governo, ci abbiamo 30 miliardi di IVA in più, 19, 12 nel 19 e 18 nel 2020. Come sapete, queste clausole sull'IVA vengono disinnescate ogni anno dalla legge finanziaria, ma è come una bomba a tempo, se non la disinneschiamo, dice il giornale in un pezzo di Antonio Signorini, la bomba scoppia e in effetti è così. Quindi quello che dice il giornale, cerchiamo di fare assolutamente un governo purché si faccia, perché non ci possiamo permettere un aumento dell'IVA del 30%. Divertente oggi su Italia Oggi, nelle piccole cose dei giornali, insomma in quelle chicche del giorno dopo le elezioni, che prende un po' in giro il governatore della regione Puglia, Emiliano, uno dei grandi critici di Renzi e uno di quelli che vuole l'accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Perché prende in giro Emiliano? Dice, ah, fai tanto il fenomeno, dice Italia Oggi, ma guarda che il PD nella tua regione è una delle regioni in cui è andato peggio. Avete perso 5 punti percentuali, dice Italia Oggi, e il PD in Puglia vale il 13,6%. Lo strillone del Movimento 5 Stelle è il giornale che bisogna leggere con maggiore attenzione oggi. Come un tempo, quando c'era Berlusconi, bisognava leggere il giornale, oggi che c'è il Movimento 5 Stelle bisogna leggere il Fatto Quotidiano. Travaglio che cosa dice? Cattivi a pensare che nel 2013 il Movimento 5 Stelle si sia comportato male con il PD. Ve lo ricordate quella figura di merda che fecero fare nello streaming a Bersani? C'erano la Lombardi, mi sembra, e quella altro, Crimi, ve lo ricordate quello bien placé? Insomma, quella non fu, dice Travaglio, una figuraccia per il Movimento 5 Stelle né per il PD, ma era una legge incostituzionale, in realtà c'era il complotto di Napolitano che già voleva fare il governo di larghe intese. Insomma, lo strillone del PD giustifica il Movimento 5 Stelle per qualcosa che è avvenuto nel 2013 e che se lui non avesse giustificato oggi nessuno di noi si sarebbe in fondo ricordato. Leggere il Fatto per capire il Movimento 5 Stelle. Si dimette, titolone del Fatto, ma di tutti gli altri giornali, per aprire un nuovo capitolo dei giornali di oggi, e questa è una cosa piuttosto inusuale, uno dei giudici della Corte Costituzionale di area sinistra, nominato da Napolitano nel 2014, si chiama Nicola Zanon, che aveva fatto niente, aveva mollato la macchina blu che paghiamo noi alla moglie che se n'è andata a Forte dei Marmi. Devo dire che ovviamente nella logica dell'antipolitica e della casta questa roba un po' ti fa incavolare, cioè come la macchina blu per andare a Forte dei Marmi? In realtà Zanon dice, ma io pensavo fosse a mia disposizione, come in realtà nel passato le macchine blu della Corte Costituzionale e non solo volevano utilizzare, è cambiata il vento. Zanon ha un'inchiesta per peculato, giudice della Corte Costituzionale, e quindi si dimette. Chi vuole legge tutto sui giornali, ovviamente. Io non sono molto interessato a queste robe, però è un grande tema un giudice che si dimette per una macchina blu. È un'Italia che
ovviamente 10 anni fa non ci saremmo immaginati, non se i disastri naturali in fondo non fanno così male. Non vi stupite di questo pezzo che è fatto sul Foglio, favoloso, perché esiste un database che si chiama International Disaster Database, che vede quanto uccidono i disastri naturali, terremoti, le siccità, tutte quelle robe che si riempiono i giornali raccontando che il mondo sta finendo. Beh, in questo International Database si è visto come rispetto al 1920 i morti per disastri naturali siano diminuiti del 98,9%. Insomma, che ricchezza, capitalismo, libertà, quello che volete voi, industrializzazione, ha portato a una resilienza rispetto ai disastri naturali molto superiore a quella che c'era all'inizio del Novecento. La storia è ovviamente affascinante, farà discutere, e il pezzo di Vietti sul Foglio è tutta da leggere, ve lo consiglio. L'altra cosa che è molto interessante oggi, poi ci sono gli ultimi due temi, diciamo un po' più sociali, Torino sta succedendo un casino, perché Grillo e l'Appendino vogliono fare le Olimpiadi nel 2026, le Olimpiadi invernali, mentre invece una parte dei duri e puri del Movimento 5 Stelle non si sono presentati ieri in Consiglio Comunale, quindi quattro di loro, che sono anche NoTav, continuano per la linea del Movimento 5 Stelle, forse non ho capito che Grillo ha cambiato linea e oggi sono governativi, non vogliono le Olimpiadi a Torino, come peraltro non l'ha voluto la Raggi a Roma, quindi insomma è in perfetta linea politica con il Movimento 5 Stelle, ma c'è casino perché Appendino e Grillo le vogliono, e Chiamparino, oggi ex sindaco di Torino, quello che fece le Olimpiadi nel 2006, gli erode moltissimo, perché dice: cavolo, volete il voto del PD per fare queste Olimpiadi quando ci avete sfottuto per le Olimpiadi che abbiamo fatto nel 2006, e anzi dite che queste saranno le Olimpiadi della trasparenza rispetto a quelle nostre che erano da truffatori. È evidente che non erano truffatori quelle del 2006, perché ci sono state mille inchieste, dice Chiamparino in un'intervista, mi sembra, alla Stampa, e se vi appassiona il tema Olimpiadi, oggi c'è sulla Stampa ovviamente, ma su tutti i giornali, perché il Movimento 5 Stelle del NoTav, NoTap, No Valico, No Olimpiadi eccetera, cambia quando governa, come si vede sul caso Appendino, che le Olimpiadi in questo caso le vuole fare con l'imprimatur del Movimento di Grillo. Fantastica l'idea che per uscire dall'impasse lei è anche sindaca della città metropolitana, quindi nella città di Torino non riesce a far passare le Olimpiadi perché quattro dei grillini si astengono. Nella città metropolitana, in cui il Movimento 5 Stelle è in minoranza, potrebbe far passare le Olimpiadi grazie ai voti dell'opposizione. Inciucione a Torino per fare le Olimpiadi. Pensate un po' voi come cambia il mondo. L'ultima cosa che vi farà arrabbiare, state attenti alle mie amiche che mi seguono sulla zuppa di Porro, adesso non iniziate a insultarmi, ma io sono d'accordo con Cruciani oggi sul Libero sulla vicenda Sarri. Sarri è un maleducato, è un personaggio con cui converrebbe non andare a cena, perché uno che risponde a una giornalista che gli dice: compromesso il campionato, lui gli risponde: non ti mando a fanculo solo perché sei una donna, voi non ci uscite così, perché è un cretino, un maleducato. Ma l'idea che questo sia sessismo e non maleducazione, che questo sia violenza nei confronti di una donna e non violenza nei confronti dell'intelligenza umana, ecco, che sia un fatto di maleducazione e non un fatto di educazione, ci mette nel mondo per cui tutto è sessismo. Per cui Cruciani oggi sul giornale, sul Libero, ci racconta questa storia come sa far lui, dicendo: ma chi se ne frega del sessismo, ma che c'entra il sessismo, se l'avesse detto un uomo non ti manda a fanculo solo perché sei basso, perché sei alto, perché c'hai capelli biondi, forse non l'avrebbe detto in queste maniere, dicono le femministe. Ma insomma, mi sembra che la polemica sia risibile, il problema è Sarri, non il contenuto più o meno sessista di quello che dice. Se vi piace questa zuppa, mi raccomando, condividetela. Io vi do appuntamento questa sera a 105 Matrix, se ce la facciamo, di questa roba di Sarri mi va di parlare, ma vedremo se riusciremo a farlo. Ciao.